a mio avviso questa è la carne più buona del mondo. Uno. Amici di Braciami Ancora, conoscete la rubia gallega? L'avete mai sentita nominare? È una carne che viene allevata in Galizia, in Spagna, e sta cominciando a farsi vedere nei ristoranti italiani. È una carne molto buona, molto particolare. Chi la assaggia la apprezza. Per questo motivo noi ve la vogliamo far assaggiare. Siamo qui a Caserta. Siamo in un ristorante molto bello, si chiama La Dogana Colosa. Lo abbiamo preso in ostaggio per tutta la giornata perché qui sono specializzati in questo tipo di carne. L'appuntamento era per mezzogiorno, sono le 11:30, arriviamo con mezz'ora d'anticipo. Permesso? C'è nessuno? Ci abbiamo fame? Spunta qualcuno? Tu chi saresti? La grill chef. Ciao Michele, intanto. Tu Ciao. Sei la? Grill chef Ti di chiami? Questo posto, Maddalena. Li accogli tutti così i clienti? Tutti. Tutti così, ok. Soprattutto i più simpatici. Simpatici, bene. Senti, tu sei la grill chef? Cioè sì. Quella che griglia? Sei tu, sì. La, cioè, tu sei la detta Taglio, la griglio. Tagli, grigli. Ritaglio. E se non pagano? Arrivi a mannaia. Ok, senti, qui allora voi siete specializzati in questa rubia gallega, no? Ma è così certo. Buona davvero? Fantastica. Fantastica. Qual è di queste qua la? Questa è la famosissima rubia gallega. Ok. Top quality. Top quality, vedo che con l'inglese te la cavi. Ok. No. Ce la fai? Fai tutto da sola? Vedere, ma c'è tutto da sola. Quello peserà 30 kg, peserà. Sei sicura? No, anche di più. Dai, va. No, te vedo, che fai? Sono ritirate le telecamere, che fanatica! Noi vogliamo mangiare, mica siamo venuti per te, dai. Mo voglio vedere se riesci a tagliarla. Ora tagli qua, aspetta, tolgo questi, vai. Dai Maddalena, tagliaci sto bistecco. Vado. A parte Maddalena che vederti lavorare così è uno spettacolo, ok? Se ti scattano una foto ti mettono al Louvre al posto della Gioconda. Allora, la rubia gallega si caratterizza per queste particolarità, guardate. Ha una corteccia di grasso spessa all'esterno, vedete queste due dita di grasso? Vuoi dire, oddio, c'è tanto grasso, in realtà è la parte più buona, perché poi in cottura si squaglia, ok? Ammorbidisce la carne, la parte interna, ed è uno spettacolo. E poi per avere l'interno nemmeno troppo marezzato, ok? Questa è la classica rubia gallega. Ed è particolare perché noi in Italia non siamo molto abituati a mangiare carne dove ci sono due dita di grasso. Per alcuni il grasso significa una parte di scarto, no? In realtà in questo caso è la parte, non dico più buona, ma è una caratteristica fondamentale della rubia. Dico bene? Dici bene, giustissimo. Perfetto. Anche perché se sbagliavo poi vado a vedere con l'ascia e allora cazzo, insomma. Ok, a posto, vai, ti lascio lavorare. Gli dai una bella botta, aspetta, quante gliene dai? Dai, facciamo una scommessa. Allora, secondo me alla quarta è andata. 1, 4, 4, 4, 4, 4. Ah, gli ho ordito! Yabadabadu! Vilma! Dammi la clava! Pazzesca! Guarda qua! Questo, ragazzi, si deve mangiare, giusto? Tutto. Cioè, se spariamo tutto, sono tutto. Sparato. Questa adesso è... te la ok, dai, pulisco. Il bisteccone, eccolo qua, vai. Siccome ho dato una mano a Maddalena a tagliare la rubia, mi è rimasta sulle mani questo grasso, ok? E se lo annuso, c'ha un profumo, manda un odore così intenso, mai provato prima per nessun altro tipo di carne. È proprio un odore particolare di questa carne che poi la rende così speciale, anche il grasso, ma già dall'odore, infatti mi sta una cosa indescrivibile, una cosa mai provata nemmeno per il Kobe. Questo per dirvi il profumo che emana questa carne sin da cruda. Pensate alla cotta, io sono molto curioso. 1,1 kg. Vabbè, se può fare, no? Che dici? 1,1 kg di tutta carne. 1,1 kg di tutta carne, qui senza non c'è osso. Questa è la tua cucina, okay. Quindi io qui mi devo muovere in punta di piedi col cappello in mano e dandoti del lei. Assolutamente. Ti posso far vedere come mi ha insegnato un grigliatore galiziano a grigliare la vacca vecchia galiziana? La vacca vecchia galiziana, posso? Prego. Allora facciamo così, wow, il mio sogno, Maddalena che mi fa da assistente. Allora, prima cosa, lui mi insegnò di lanciare una manciata di sale sulla griglia rovente, no? Vai. Poi tra l'altro loro spiegano che questa carne
va cotta non sulla griglia ma sulla piastra così, perché il suo grasso diventa un ingrediente in cottura. Tu immagino tu che sappia queste cose, però lo diciamo per gli amici a casa, ok? Allora, ci buttiamo un po' di sale. La si poggia sul dorso, in verticale, eccola qua, e aspetti che il grasso inizi a sciogliersi. Va bene? Fantastico. Ok. Peccato non far riuscire a sentire il profumo. Oh. Ok, alla grande. Maddalena, io ti ridò il posto di comando, come è giusto che sia, che ha sicuramente più classe di me. Questa va a cottura al sangue, vero Maddalena? Rigorosamente al sangue. Sta friggendo sul suo grassetto, il che la rende ancora più sfiziosa e ancora più buona. Guarda, non sai quanto mi fa fatica dirlo, ma sei quasi più brava di me, ok? Vabbè, senza il quasi. Che dici, è pronta? Ma bel bestione, eh? Dai, va, mettiamoci seduti e buon appetito, che dici? Allora, io lo dico, qui lo dico e qui lo ribadisco, a me la carne piace al sangue, se qualcuno la vuole più cotta o lo dice al grigliatore, no, sai che succede quando vedono sti pezzi di carne? Al sangue, è cruda, ma a me mi piace cruda, la potrò mangiare come pare. No, l'odore è una cosa pazzesca, mai sentita una roba del genere in vita mia, ma veramente mai, madonna che è. A mio avviso questa è la carne più buona del mondo. Non c'è batte, al numero uno. Amici di Bracciami Ancora, esperienza strepitosa. Maddalena è un grande, il ristorante è davvero fico, ma soprattutto questa carne galiziana è strepitosa. Se vi capita, assaggiatela. Noi vi salutiamo, continuiamo a girare l'Italia per raccontarvi storie saporite e come al solito un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!